Signore e signori, buonasera, benvenuti. Scusate un attimo. Prima dell'approvazione del film di Roman Polanski, per il quale siete tutti convenuti, c'è una cerimonia, una delle ultime premiazioni di questa 80ª edizione della mostra del cinema di Venezia. Il premio Campari Passion for Film, che giunge quest'anno alla sua 6ª edizione, come sapete, si propone di evidenziare, mettere in valore il contributo essenziale che i collaboratori più stretti del regista offrono al compimento del progetto artistico rappresentato da ciascun film. Per la prima volta nella breve storia di questo premio, promosso da Campari e dalla Mostra del Cinema, il premio va a uno scenografo, Tonino Zera. Con quasi 100 produzioni all'attivo fra piccolo e grande schermo, Tonino Zera ha saputo coniugare la dimensione più artigianale della tradizione scenografica italiana con le nuove possibilità offerte dall'innovazione tecnologica e digitale. In una carriera ormai trentennale, Zera ha lavorato sulla riqualificazione degli ambienti cinematografici e pubblicitari con curiosità e inventiva, contribuendo alla costruzione degli immaginari dei registi con i quali ha lavorato, dagli esordi con Carlo Vanzina e Paolo Virzì, a Spike Lee, Giuseppe Tornatore, Carlo Verdone, Francesco Paterno e Gabriele Muccino, fino a quest'ultimo film di Roman Polanski, che l'ha voluto per le scene di The Palace, che stiamo per vedere. Lo scenografo ha dimostrato una particolare versatilità nella ricostruzione di contesti storici, siano essi gli anni del dopoguerra degli sceneggiati De Gasperi, L'uomo della speranza di Liliana Cavani, e Gino Bartali di Albertone Green, o La Milano Nera negli anni 70 del film Ballanzasca, L'angelo del male di Michele Placido, per il quale è stato candidato ai David di Donatello, fino al capolavoro scenografico di Il primo re, firmato da Matteo Rovere e ambientato, come sapete, nell'anno della fondazione di Roma. L'abilità nella rievocazione vintage di un'epoca lo ha portato in tempi più recenti a collaborare con Sidney Sibilia per film di grande successo come L'incredibile storia dell'Isola delle Rose e Mixed by Harry, a conferma di una professionalità aperta e disponibile a sempre nuove sfide. Allora, invito adesso Andrea Ceccarini, che è Aperitif Marketing Director di Campari Group, che consegnerà il premio. Ciao, grazie. Buonasera. È per me un onore e davvero un piacere essere qui questa sera per la 6ª edizione del Campari Passion for Film Award. Questo per noi è un premio davvero molto importante perché ha al centro la passione, e per Campari la passione è veramente molto importante. È l'elemento di fatto fondamentale per l'ispirazione creativa, quindi nell'arte cinematografica ha davvero un ruolo centrale. Ma non solo, il premio infatti va a valorizzare le maestranze, e le maestranze sono quelle figure che accanto al regista contribuiscono a rendere eccellente l'arte cinematografica. Quest'anno con il premio a Tonino Zera abbiamo veramente voluto premiare un artista che nel corso degli anni della sua carriera ha saputo innovare il mondo della scenografia sempre con curiosità ed inventiva, e inoltre ha saputo anche portare nel mondo l'arte del saper fare, un'arte tutta italiana che ha saputo coniugare con un lavoro artigianale e anche la capacità di guardare al futuro. Per noi poi questo premio è altrettanto importante, ma è anche importante la nostra partecipazione al Festival del Cinema di Venezia. Infatti questo per noi è il 6º anno e Campari come biennale sono due eccellenze italiane, proprio come Tonino Zera, che condividono valori quali la passione, la creatività e l'innovazione. Grazie ancora a Biennale di Tonino Zera. E allora invito adesso Tonino Zera a raggiungerci qui sul palco per la premiazione, vieni con me al centro. Mm-hmm.
benvenuta. Eccoci. Vieni, vieni, facciamo un po' di fotografie prima e poi puoi fare il ringraziamento. Mettiti qui al centro, ecco. Qualcosa al microfono. Sono emozionatissimo perché insomma un palcoscenico del genere è super emozionante. Non solo è un onore personale ricevere questo premio Campari, ma volevo far capire quanto è importante la scenografia nel mondo del cinema e le emozioni che può trasmettere, quindi voglio dire questo, dedico questo premio a tutti i collaboratori, i miei collaboratori che mi hanno seguito questi anni, e dedico questo premio anche a tutti i giovani emergenti, i brevissimi scenografi che stanno venendo fuori in Italia. E questo premio non è altro che il riconoscimento poi della passione, del sacrificio che una persona ci mette, un professionista ci mette nella carriera, nella vita. Ecco, volevo dire questo. Ringrazio poi la possibilità che mi è stata data di poter fare questo film di Roman Polanski. Ringrazio Luca Barbareschi, ringrazio Rai Cinema, ringrazio tutti i miei collaboratori, ringrazio. Ringrazio Alberto Barbera e Campari, chiaramente. Grazie mille, grazie. E un grazie anche a Pavel Edelman, il direttore della fotografia. Ringrazio anche il nostro costumista Carlo Poggioli, parrucchieri, un po' tutto quanto, Desiret Corridori, un po' tutti quanti, va bene? È stata un'emozione fortissima fare questo film con un maestro che mi ha trasmesso una grande energia come non avevo mai vissuto, quindi è stato veramente emozionante e gratificante per la mia carriera. Grazie a tutti, grazie. Grazie per voi. Grazie mille, veramente. Grazie. Sono un piacere. Diciamo di qua, grazie. Buona visione a tutti, buona serata.